di costruirsi. Non è questa una strada di alta montagna, sebbene sia tagliata nei fianchi dirupati del Conero, il monte di Ancona. Le sue svolte approdano alla marina di Porto Novo, una nuova terra dell'Adriatico, una sorella delle spiagge più ridenti e deliziose. Improvvisa visione altruista che giunge a Porto Novo si presenta la storica abbazia costruita nel secolo XI dai frati camaldolesi. È sorto un piccolo e signorile albergo. I gastronomi cercano di tenere segreto come sia buono il pesce dell'Adriatico innaffiato col vino delle Marche. Porto Novo è vigilato da un fortino fatto costruire da Napoleone. Oggi ai piedi di quella torre si intrecciano i richiami dei bagnanti, i gridi di guerra delle diete zuffe di spuma, i clamori.